Buongiorno amore mio, buongiorno amore mio, ciao caro Never, ciao caro Never chiacchierone. Chi ha fatto la pupù di nuovo sul tappeto oggi? Sì, tu sì, ma non dovresti esserne tanto fiero. Caro Never, questa è una gomma da cancellare di Benefit, ragazzi, ed è diventata il giochino preferito di Denver. Adesso, chissà, magari non gliene fregherà niente, ma ieri impazziva. No, preferisco le coccole adesso. E sono stato solo tutta la notte, mi devi dare le coccole. Ok. Sì, lo so. Sì, è sempre là, sempre là, sempre là. Oh, ma sì, amore mio. Sì, lo so, lo so. Lo so, lo so. Ma sì, amore mio. Sì, amore mio. Il mio gattino chiacchierone. Il mio gattino chiacchierone. Ah, gli piace, gli piace. Ieri se la portava in giro per tutta la casa. Io gli compro tutti i giochini e lui gioca con la gomma da cancellare. Ciao, amore mio. Ciao, ciao. E gatta Stellina? Dov'è gatta Stellina? Ciao, gatta Stellina! Sempre sulla tua copertina. Sempre sulla tua copertina preferita. Sei bellissima, gatta Stellina. Sei bellissima. Te la lancio, gatto Denver. Vediamo, vediamo. Caro Denver? Caro Denver? Caro Denver? Mori mio. Mori mio? To! Aspetta, che sei incastrata. Sei incastrata! Da. Ok, Denver è occupato. Accendiamo il robottino aspirapolvere. Per colazione faremo un frullato di banane. So che queste sono abbastanza mature, ma per il frullato sono in realtà perfette, ragazzi, quindi non ho trovato il latte di mandorla al supermercato, quindi useremo il latte normale. In realtà ho anche quello di avena che non ho mai assaggiato ancora, ma useremo questo qua, così lo finisco. Ma Galorever, cosa c'è? Cosa c'è? Non eri occupato con il tuo giochino? Dov'è il tuo giochino? Amore mio, dov'è il tuo giochino? Do! Quanto gridi, gatto Denver? Ma quante cose mi devi raccontare, amore mio? Tantissime cose mi devi raccontare. Tantissime. Non aggiungeremo altro al frullato di oggi perché mi piace proprio così, banana e latte e basta, che viene super morbido e cremoso. Let's go! Gnam! La consistenza è perfetta, ragazzi, vediamo. Sì, perfetto. Voilà. Ne ho fatto tantissimo, ok. Sì, caro Denver. Caro Denver, ho capito, calmati. Tarzan sembri. Bonjour ragazzi. Buon appetito. Assaggiamo. Adoro, buonissimo, buonissimo, buonissimo. Lasciate perdere la mia pettinatura che adesso comunque devo fare la doccia, quindi sistemeremo i capelli. Ragazzi, tanti auguri di buona Pasqua, tanti auguri di buona Pasqua, ve li ho fatti su Instagram, ve li faccio anche adesso in video. Fatemi sapere che cosa avete fatto ieri, se qualcosa siete riusciti a fare e se state passando bene. Oggi è Pasquetta e naturalmente io sono a casa da sola e devo dirvi la verità, la città, mi sono affacciata alla finestra ed è deserta, è veramente veramente surreale, il che è positivo naturalmente, però fa veramente veramente strano. Incredibile, perché comunque nei giorni lavorativi, bene o male, si vede gente in giro che appunto va al lavoro, ma oggi e ieri la situazione è
surreale, non c'è nessuno. A parte un motorino che è passato, ma veramente non c'è nessuno e sono contenta, insomma, dai. Prima, più siamo bravi e più restiamo a casa, più prima usciremo di casa, insomma. Quindi, oh mamma mia ragazzi, ok, lasciate perdere la mia faccia, brufolo, e oggi ho dormito fino a tardissimo, mi sono messa alla sveglia e poi ho dormito 2 ore in più, ma ho fatto un sogno stranissimo, e c'era una youtuber con cui non ho avuto belle esperienze, ed ero a pranzo con mio papà o a cena con mio papà, e c'era solo questo, non so perché, con mio papà, ad un evento tipo youtuber blog, non lo so, e al tavolo poi appunto si è seduta questa youtuber, e non vi farò nomi ragazzi, non mi chiedete, non vi farò nomi, e poi abbiamo iniziato tipo a chiacchierare, boh, come se niente fosse, però non è stato un bel sogno, non ero tanto contenta, ero molto impaurita e spaventata da lei. Comunque vabbè, adesso mi riprenderò, ma sono l'unica che quando fa un brutto sogno poi rimango tipo scioccata da questo sogno per ore o per tutto il giorno, cioè mi ritrovo ancora la sera a volte a ripensare a quel sogno, non lo so, è stranissima questa cosa, ma faccio forse dei sogni che sono, sembrano talmente reali, ma da qualche parte questa cosa l'ho letta, in realtà per la nostra mente, mentre sogniamo, quella è la realtà, cioè la nostra mente percepisce esattamente tutto quello che percepirebbe se non stessimo sognando, quindi mentre sogniamo in realtà proviamo esattamente tutto quello che proveremmo se questa cosa stesse succedendo davvero. E quindi è normale, se ci pensate, che un pochino si sia frastornati, no? Dopo un sogno magari che ti ha colpito molto o che appunto era brutto. Quindi, però a me dura proprio tutto il giorno, ma ci sono sogni, specialmente quelli brutti, che poi mi rimangono per giorni. E poi il mio problema, se problema si può chiamare, è che faccio sogni molto vividi, cioè noto profumi, piccoli dettagli, e non lo so, e poi sono tanto tanto reali, non so come spiegarla questa cosa, perché ci sono sogni che faccio e non voglio dire che mi rendo conto che siano sogni mentre li sto facendo, ma non ci faccio tanto caso mentre sogno, e poi ci sono sogni invece che sono, non lo so, assurdi e mi rimangono. Che poi ho letto da qualche parte, e vi prego, fatemi sapere se avete letto anche voi questa cosa e se avete mai provato a farla. Ho letto che se mentre sogni sei in grado di renderti conto che stai sognando, da quel momento in poi puoi sognare tutto ciò che desideri. E deve essere una cosa bellissima, cioè riesci a comandare il tuo sogno mentre lo stai facendo. E voglio troppo sapere se qualcuno di voi ci è riuscito. Io no, non mi sono impegnata particolarmente. Penso che sia un buon esercizio, penso che possa essere appunto prima di andare a dormire pensare, ok, fare un sogno, fare un sogno, fare un sogno, e poi appunto mentre lo stai facendo rendertene conto. E questo ho letto di molte persone che ce l'hanno fatta e dicono che sia bellissimo, perché poi possono tranquillamente comandare il loro sogno e visualizzare e tutto ciò che desiderano e fare il sogno più bello del mondo. Cioè deve essere una cosa bellissima riuscire a comandare i propri sogni e poter viaggiare con la fantasia e far realizzare tutto quello che vuoi, anche se solo in sogno. Fatemi sapere se ci avete mai provato, se l'avete sentita questa cosa, perché io sono molto incuriosita da queste cose, vi dirò, anche nel mondo dei sogni, eccetera, e anche perché non si sa esattamente perché sogniamo, nessuno è mai stato in grado di spiegare esattamente il perché noi sogniamo, quindi è una cosa molto molto interessante questa, ragazzi, e chissà qual è il motivo perché sogniamo, chi lo sa. Se ci pensate, abbiamo fatto talmente tanti progressi nella scienza, eppure questo non siamo stati in grado di spiegarlo ancora,
Quindi è molto molto curiosa la faccenda, secondo me. Comunque vogliamo parlare del fatto che, no, vabbè, adesso un po' di nuvoli ci sono, un po' di nuvolette ci sono, però vogliamo parlare del fatto che siamo in quarantena. Vabbè, ragazzi del sud, voi siete molto più fortunati di noi del nord per quanto riguarda ovviamente il tempo, quindi voi avete sole e caldo, ok, ma qui molto spesso a Pasqua c'è tipo un tempo schifoso, pioggia, nebbia. Mi ricordo più e più volte mi è successo che già tipo che ancora metà, fine maggio ci fosse pioggia, freddo, maglione, giacca. Ragazzi, quest'anno con la quarantena, dal primo giorno di quarantena ad inizio marzo, non è piovuto una volta. Cioè, io veramente, secondo me è la natura che ci sta prendendo in giro, è proprio madre natura che ci sta dicendo atto, cioè vi giuro, non ci posso credere. Forse per, appunto, per voi ragazzi del sud magari non è così strano, perché comunque siete abituati ad avere il bel tempo e il sole, ok? E vi invidiano un poco, ma qua, cioè, almeno una volta, voglio dire, in un mese piove, ma anche tanto, cioè non una volta soltanto. Adesso niente, io vi giuro, non mi ricordo se sia successo che ci sia stato brutto tempo oppure no. Mi ricordo che c'era ora parecchio forte, questo sì, ma cioè addirittura sole ogni santo giorno, io non ci posso credere, non ci posso credere. Tra l'altro qui nel Golfo di Trieste, ragazzi, abbiamo avuto i delfini, cioè i delfini che saltavano e ballavano davanti al castello di Miramare che abbiamo, che è un bellissimo castello. Se venite a Trieste visitatelo, mi raccomando, anche se è una delle cose più turistiche, più scontate possibili, immaginabili. Ma sì, cose che non si erano mai viste, i delfini sono arrivati, lo so, anche a Venezia. Bellissima questa cosa, bellissima questa cosa. Forse questo ci fa capire tanto, che non rispettiamo abbastanza madre natura, non siamo abbastanza rispettosi con gli animali. E non è un bene questo, però veramente madre natura, ho capito, i delfini, bellissimo, tutto bellissimo, però non prendermi in giro, cioè fammi una settimana di pioggia, di freddo, voglio dire, così almeno non mi pento di stare a casa, così almeno dico, boh, tanto piove, c'è brutto tempo, chi se ne frega, sarei stata a casa comunque, invece no, no, caldo e 20 gradi, incredibile ragazzi, incredibile, veramente, secondo me anche questo è un insegnamento, anche il fatto che ci sia tempo bellissimo e noi ce ne siamo rinchiusi a casa, fa pensare questa cosa. Infatti una delle cose che più era difficile stando... Ragazzi, mi è caduta la videocamera. Io che vi appoggio, vi faccio vedere, vi ho appoggiato qua, ok? Qua sopra. Ed è caduta la videocamera, che già era completamente disastrata e mezza rotta, e adesso è praticamente rotta quasi del tutto. Consigliatemi se conoscete una buona videocamera che io potrei usare per i vlog. Adesso ho la Canon G7X Mark II. Fatemi sapere per favore se ce n'è un'altra semi-automatica che voi ve ne intendete, io no, e quindi fatemi sapere che cosa mi consigliate, se c'è qualche fotografo, qualche videomaker, qualcuno che si intende, e appunto una videocamera che abbia lo schermo con il flip, e poi indipendentemente basta che sia una buona videocamera, consigliatemi, perché devo veramente comprarne purtroppo a questo momento una nuova, e ho appena comprato la nuova batteria di ricambio, ma fa niente. Comunque, no, oh mio Dio ragazzi, mi è venuto in mente il sogno che ho fatto, ne ho fatto un altro. Mamma mia, ma perché faccio sempre questi sogni assurdi? Allora, ho sognato che ero sempre con mio papà ed eravamo, non penso fosse un aeroporto, però aveva qualcosa a che fare con gli aerei. Sarà che ieri in una sorpresa delle uova di Pasqua ho trovato un aereo, ma non credo c'entri. Comunque, ragazzi, io vorrei potervi spiegare, non so spiegarlo bene, perché praticamente avevano inventato un nuovo modo per volare, che non era l'aereo, ma era una specie di grandissimo... come ve lo spiego? Avete presente i castelli gonfiabili dei bambini? Una roba del genere, però tutto chiuso, ok, per farvi capire, così dello stesso tipo materiale, cioè morbido,
E io e mio papà ci siamo entrati in questo coso ed abbiamo fatto un giro, appunto, volando. Cioè, era questo coso dovrebbe andare a sostituire praticamente gli aerei comuni. E quindi eravamo in questo coso, non mi ricordo tantissimo, mi ricordo solo che avevo una paura matta, ovviamente. Cioè, io che ho paura di volare, figuratevi se non ho paura di entrare in un coso che sembra galleggiante per... cioè, che sembra un galleggiante per l'acqua, invece vola. E mi ricordo che era tutto morbido e tutto... sì, era strano, non lo so. E non mi ricordo se stavamo per fare... sì, stavamo per fare un incidente aereo o un incidente con cosa... non era un dirigibile, io non so spiegarlo, non saprei proprio... cioè, ce l'ho in mente questo coso che volava, ma non saprei come descrivervelo, se non appunto dirvi che assomigliava tanto ad un castello di quelli gonfiabili per i bambini, però appunto tutto chiuso. Sopra non mi ricordo come fosse, era tipo lungo ed evidentemente molto grande, e io mi chiedevo, ma come fa sto coso a volare? Cioè, perché era tipo un coso, cioè non aveva ali, non aveva coda, non aveva eliche, non aveva... cioè un coso così, praticamente fluttuava nell'aria, gigantesco. E però mi ricordo che stavamo per fare un incidente aereo. Oddio, sì. No, inizialmente eravamo in un aereo, in un vero e proprio aereo, e stavamo volando sull'autostrada super super in basso, e io ero seduta dietro al pilota sulla sua sinistra, cioè a sinistra il pilota, ma ovviamente dietro, e lo vedevo davanti a me, e lo vedevo che pilotava questo aereo vicinissimo alla strada, e io ero terrorizzata e lo guardavo pensando, ma che cacchio stai a fare? Mamma mia. E poi siamo passati in questo strano coso volante. Ma io, cioè, posso veramente sognare? Ma voi non avete idea di quante volte io sogni incidenti aerei. Io che sto per schiantarmi al suolo in un aereo. Io non lo so che cosa significa sta cosa. E non penso di avere qui il libro dei sogni. Anzi, sì, forse sì. Andiamo a controllare che cosa significa. Ok, ho il libro L'interpretazione dei sogni di Freud, e andiamo a vedere aeroplano che cosa dice. Allora, ok. No, però ragazzi, aereo non c'è. Aeroplano non c'è, non c'è. Visto che nel libro non riesco a trovare alcun riferimento, vediamo online. Allora, sognare un aereo, un aeroplano. Gli aerei nei sogni dell'uomo moderno si sono affiancati come simbologia al significato che fin da epoche molto più antiche hanno gli uccelli e l'atto di volare. Ok. L'aereo è legato al concetto di viaggio e al viaggiare mi manca effettivamente, e al mondo del cielo e dell'aria, che nei sogni rappresentano il pensiero, la mente, le idee, lo spirito, l'astrazione della materia dai sensi. Ok. Gli aeroplani nei sogni in genere esprimono la possibilità di progredire e di arrivare molto lontano, la speranza di migliorare la tua vita, di raggiungere anche gli obiettivi più difficili, di realizzare i tuoi più grandi desideri. Wow! Infatti l'aereo, quando cade, precipita, si schianta... non poteva andare tutto bene, tutto in positivo, no? L'aereo, quando cade, precipita, si schianta, può anche essere connesso all'idea di fallimento, ostacolo, perdite, tragedie. Però il mio non si è schiantato. Stava per schiantarsi perché andava molto molto basso, ma non si è schiantato. Allora, significato dell'aereo nei sogni. Un'idea, un progetto che sta decollando, una relazione che sta iniziando, vola nei tuoi pensieri e nei tuoi desideri. Grande cambiamento, opportunità importante. Libertà, indipendenza. Progresso, maturità, superamento di difficoltà, costrizioni e ostacoli. Tutto questo è legato alla simbologia del volo. Bisogno di evadere dalla quotidianità. Beh, Freud, mi sa che ci hai preso a pieno con questa cosa, cioè veramente bisogno di evadere, punto. Di avere una visione più ampia su una certa questione, di allargare i propri orizzonti. Ok, praticamente sono ansie che ho durante il giorno che poi si manifestano nella notte, e in forma di aereo, perché è una paura che io effettivamente ho nella vita di tutti i giorni. Ok, grazie Freud, che in questo tuo bellissimo libro non hai incluso gli aeroplani, ma fa niente. E adesso ragazzi vado a fare la doccia e ci vediamo tra un po'. Ok ragazzi, vi sistemo qui sulla mensoletta.
sperando che non cadiate di nuovo, vi prego, state fermi ragazzi, ok. Allora, momento skincare, ho appena finito la doccia e adesso appunto andiamo a detergere il viso. Il prodotto che uso è Coco Fresh di Hello Body, sapete che amo questo brand, ci lavoro ed è un brand in cui credo profondamente perché sono cruelty free e gli ingredienti sono completamente naturali, quindi sono delicatissimi e lo sapete che per la mia pelle ho bisogno di prodotti delicati che non vanno ad aggredirla perché sennò è la fine, quindi andiamo appunto, questa è una schiuma detergente molto molto delicata, quindi vado ad utilizzare intanto questa, poi vi faccio vedere anche gli idratanti che sto usando. Vi faccio vedere, eccola qui, ne basta in realtà pochissima, questa è già tanta, quindi se appunto usate poca vi dura tantissimo. La massaggio su tutto il viso, in particolare fronte, naso e mento, dove tutti i punti neri e i brufoli sono in agguato, ragazzi, come sempre, un po' anche sul collo. Finalmente mi stanno passando tutti quei brufoli che avevo qui, vi ricordate? Sono durati anche parecchio, ma finalmente se ne sono andati. Ah, sensazione di pelle pulita, fresca, fantastica. Ok, adesso vado ad applicare la crema occhi, vi raccomando, importantissima, non skippate mai la crema occhi mattina e sera, dovesse essere l'unica cosa che fate, vi prego, crema occhi. Allora, vado ad utilizzare Cara Look, anche questa è di Hello Body, ragazzi, questa è fantastica, ho iniziato ad utilizzarla da poco, l'ho scoperta da poco, ma a parte che è super idratante, ma non appiccicosa e non lascia quel tipo, quei residui quando vado a truccarmi, ma quello che mi piace è che è estremamente estremamente illuminante. E quindi se avete problemi di occhiaie e di appunto borse scure sotto agli occhi, questa è fantastica, ragazzi. Spero si riesca a capire l'effetto che fa con l'illuminazione che ho qui in bagno, che non essendo illuminazione naturale non è uguale, ma è veramente veramente favolosa e ha questi, sono tipo dei micro pigmenti che se vedete, eccola, forse così riuscite a vederla, se vedete ha come dei micro pigmenti ed ha un colore madreperlato che risveglia proprio lo sguardo e riapre lo sguardo e fa sparire le occhiaie scure. Questa è fantastica anche quando non vi truccate, perché fa un po' effetto, quasi un effetto correttore per quanto riesce ad illuminare lo sguardo. Io amo le creme idratanti per il contorno occhi che hanno questi micropigmenti, sono favolose e fanno veramente veramente la differenza. Non so se riuscite a capirci qualcosa con questa illuminazione, ma sono fantastiche, nonostante siano comunque, ricordatevi, sempre prodotti 100% naturali, quindi adoro. Tra l'altro tra poco vi darò uno sconto pazzesco se volete provare questi prodotti e funzionano davvero, per questo che ci lavoro. Come sapete faccio sempre molta selezione con i brand con cui lavoro e rifiuto tantissime collaborazioni perché sono prodotti, marchi in cui non credo. Non ve lo dico tanto spesso, non ve ne parlo tanto spesso, ma ci sono molte collaborazioni che io rifiuto. Quelle che voi vedete sul mio canale sono collaborazioni che io ho accettato, ma calcolate sempre che c'è una bella fetta di collaborazioni, sono fuoco, sì, mi sa di sì, c'è una bella fetta di collaborazioni che io rifiuto perché non sono prodotti e marchi in cui credo. Hello Body è un marchio in cui credo profondamente. E adesso vado ad usare la Coco Day, ragazzi, che è la mia crema da giorno idratante, che poi, ragazzi, tutti questi prodotti, essendo appunto naturali e sono tutti fatti con ingredienti tipo mandorle, cocco, hanno tutti un profumo buonissimissimissimo che è veramente goloso. Ok, ricordiamoci anche di idratare bene, come al solito, collo e décolleté e anche dietro le orecchie, molto molto importante, che questa cosa me l'ha scritta una di voi, una follower, mi ha scritto: Nicole, io sto applicando la crema idratante sempre anche dietro le orecchie, fallo anche tu, e adesso lo faccio anch'io, quindi vi ringrazio per i consigli, è bellissima sta cosa che ci diamo i consigli, cioè io li do a voi ma li date anche voi a me. Ok ragazzi, skincare completata. Vi avevo detto che ho uno sconto pazzesco per voi se volete provare questi prodotti, ragazzi, e non stavo scherzando. I prodotti che vi ho fatto vedere sono Coco Day, Coco Fresh e Cara Look, che è la mia crema occhi preferita, e fanno tutti parte dei due nuovi Viva Set. C'è il Glam Viva Set con 9 prodotti per il viso della linea Coco, più appunto il Cara Look, il mio contorno occhi preferito, e poi c'è il Viva Hair and Care che contiene prodotti della linea Coco per il viso, per il corpo e per i capelli. Ognuno ha un valore se andate ad acquistare i prodotti di questi due set singolarmente, appunto ogni set vi viene a costare
200 euro, ma con il mio codice vi metterò qua in sovraimpressione KISS89, ragazzi, ogni set lo pagate solo 89 euro al posto di 200. Andate a fare il calcolo, ogni prodotto singolarmente appunto vi viene 200 euro. Con il mio codice sconto lo pagate 89, quindi ben oltre la metà, uno sconto di ben oltre il 50% che non si era mai visto, quindi se volete veramente provare questi prodotti approfittatene in questo momento, perché direi che è il momento giusto per farlo. Comunque, se non siete interessati particolarmente ai prodotti di questi set, ho un altro codice sconto per voi che è KISS40, che con una spesa minima di 79 euro vi dà diritto allo sconto del 40%, quindi su tutti i prodotti che desiderate, ok? Quindi se magari volete provare qualche altro prodotto che non mi avete visto utilizzare in questo video, ma mi avete visto usare negli altri video, potete farlo e c'è appunto questo codice sconto. Ci tengo comunque a specificare, ragazzi, che io non ci guadagno mai nulla sui codici sconto, ok? Perché spesso mi viene detto, ma tu ci guadagni in percentuale a quello che guadagniamo se utilizziamo il tuo codice. No, ragazzi, io per, diciamo, scelta personale o per policy aziendale, quello che volete, quando ho iniziato YouTube mi sono ripromessa che non avrei mai guadagnato sulle vendite dei prodotti che io sponsorizzo, dei prodotti, dei brand appunto di cui parlo nei miei video. È proprio una scelta, una cosa che non so perché, non mi piace come idea, quindi non guadagno mai in proporzione appunto alle vendite. Se vi do un codice sconto è solo per farvi avere un codice sconto, non ci guadagno niente, ok? Giusto piccola parentesi che ci tenevo a fare, ok? Adesso vado a asciugare i capelli, ragazzi. Li ho schiariti di nuovo col limone un paio di giorni fa. Non so se si vede perché l'ho fatto solo due volte, però meglio che niente, va, ragazzi, visto che la ricrescita ormai inizia a essere imbarazzante, ma almeno mi consolo che non sono l'unica al mondo, anzi siamo tutti nella stessa barca, quindi almeno questo praticamente è il risultato. Solo che con il limone mi diventano un po' rossicci, perché i miei capelli sono effettivamente un po' ramati, sono di un biondo ramato che non mi ha fatto mai impazzire, ma dettagli. Oggi ho messo per la prima volta la maglia della tuta di Chiara Ferragni. È molto bella, è molto bella anche la combinazione di colore azzurro con questo rosa, e tra l'altro mi avete convinto a prendere anche i pantaloni, quindi prenderò assolutamente anche i pantaloni così da avere il completo. Poi il logo è anche presente qui sulla manica, molto bella. E tra l'altro ho notato, ragazzi, che effettivamente il limone ha schiarito, almeno così mi sembra, non lo so, ma ha schiarito, devo dire, i capelli, e l'ho usato solo due volte, ragazzi, quindi direi top. Ovviamente non è come fare i colpi di sole, però devo dire che li vedo un pochino appunto più chiari. Non so voi, ragazzi, ma io, anche se non esco, mi piace comunque spruzzare sempre il mio profumo. Oggi vado a spruzzare l'Inter di Dijon Chic, come vedete è uno dei miei profumi preferiti, anzi è il mio profumo preferito da quando è uscito, lo adoro. Infatti sto finendo anche questa boccetta e vi appoggio qua e andiamo a spruzzare, che poi non ce l'hai solo addosso il profumo, ma ti resta un po' anche nella stanza, non lo so, quindi mi piace, ok? Non vado a sfregare, ma vado semplicemente a picchiettare, perché se si va a sfregare il profumo si cambiano tipo le molecole, non ho ben capito, comunque non va fatto, ok? E adesso andiamo a truccarci. Ok, vado a lisciare anche un po' i capelli, non chiedetemi perché, a volte le extension dopo che le lavo sono tipo ricce, a volte sono lisce, non ho ben capito come funziona sta cosa, secondo me dipende un po' dai prodotti che uso. E oggi ho usato una maschera pazzesca di Shu Uemura, ragazzi, che non avevo mai provato, ma è per capelli sottili ed è fantastica. Comunque vado giusto un po' a piastrare, perché altrimenti penso che si veda minimamente, non nel colore ma nella struttura del capello, la differenza tra i miei capelli e l'extension. Ok, giusto un pochino. Adesso make up, prima cosa ho le labbra secchissime, ragazzi, quindi vado ad applicare un po' di burro cacao. Volevo dirvi che vi ringrazio tantissimo perché mi state mandando dei messaggi bellissimi e sono contentissima di farvi compagnia in questo periodo difficile. Molti di voi mi hanno scritto che sono da soli a casa come me, quindi batti 5 se sei da solo a casa e stai
per perdere la ragione, non sto scherzando, però vi capisco, quindi sappiate che appunto nessuno meglio di me vi capisce, specialmente se siete da soli, quindi mi fa tanto tanto piacere che voi facciate compagnia a me e che io possa farla a voi. È bellissima questa cosa, voi non avete idea quanto mi state aiutando in questo periodo. E io onestamente, se avessi un altro lavoro e non avessi voi, io non lo so, penso che sarei andata fuori di testa, cioè veramente, non sto scherzando. E mi aiuta talmente tanto sapere di, cioè, avere la mia solita routine e sapere che ci siete, sapere che posso fare i miei video perché c'è qualcuno che mi guarda, c'è qualcuno che mi ascolta, perché io da quando ho iniziato pensavo che non ci sarebbe mai stato nessuno che mi seguirà, invece siete 700.000, quindi immaginate, ancora oggi mi sembra impossibile, gatto da merdi la grida. E poi vi devo dire la verità, sono anche molto contenta perché sto ricevendo, molti messaggi che mi dicono che è come se io fossi tornata un po', aspettate, sto cercando un fondotinta, usiamo questo di Diego Dalla Palma, e mi arrivano tanti messaggi anche in cui mi dite che siete contenti perché sono un po' tornata alla Nicole di una volta e perché mi sentivate meno, non lo so, penso che non mi sentivate tanto vicina a voi nell'ultimo periodo, ma Denver, amore mio, sì, sei bellissimo, e adesso si metterà, prevedo, o sulla poltrona qua o sul divano. E come se, non lo so, non mi sentivate tanto vicina nell'ultimo periodo, secondo me ci siamo avvicinati tanto, tanto tanto tanto, specialmente da quando sono tornata single. E appunto, non voglio soffermarmi sui motivi perché non ha importanza, l'importante è che adesso siamo ancora più uniti di prima, quindi questa cosa mi fa, non lo so, mi porta tanta gioia, tanta felicità. E in queste giornate in cui veramente non succede niente, non c'è niente, sono le piccole cose che ti danno gioia, le piccole cose che ti rendono felice, e voi ci siete nei miei pensieri e mi aiutate tanto 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 tanto, e non è scontato, ecco, non è scontato avere questo rapporto di amicizia che abbiamo, no? E quindi sono molto molto fiera del rapporto che ho con voi e di quanto mi volete bene e di quanto io ne voglio a voi. Quindi, che voi, una cosa che mi manca tantissimo è anche incontrarvi per la strada e salutarvi, perché ormai cioè mi capitava ogni giorno e adesso non vi vedo più da tantissimo, non vi incontro più, quindi ragazzi, mi mancate anche proprio fisicamente, cioè è tanto bello quando me ne vado in giro e voi mi fermate e mi date gli abbracci e chiacchieriamo un po', e non lo so quando tornerà questa cosa. Un po' vi devo dire mi dispiace perché in Olanda non ci sarà questo. In realtà quando abitavo ad Amsterdam eravate in tanti comunque a fermarmi, perché siete in tanti che appunto andate a visitare i Paesi Bassi, naturalmente, no? Però mi mancherà un po', secondo me, questa cosa di incontrarvi per la strada così spesso, perché ovviamente in Italia, essendo i miei contenuti in italiano, lo sapete, vabbè, ovviamente in Italia mi fermate tanto 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 e in Olanda invece succede di meno. Ma l'ho messo il primer? Sì, l'ho messo il primer, ok? Ho usato il primer di Benefit, ragazzi, e adesso ho usato il nudissimo di Diego Dalla Palma, come prevedevo. Sì, è messo qua. Ciao, amore mio, ciao, amore mio. Ciao patatino mio, hai ancora un po' d'acne? Hai ancora un po' d'acne? Sì, 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 ma è quasi andata tutta via. Una cosa invece che non mi mancherà affatto è lo stalker. Quello non mi mancherà affatto. Mi avete chiesto se è tornato nei giorni scorsi? No, dall'ultima volta che ve ne avevo parlato, e no, non è più tornato. Quindi, che però non vuol dire niente, perché sono passati mesi e poi tornava e poi magari non succede niente per un mese e poi risuccede due volte in una settimana, quindi è difficile da prevedere, quindi ecco, questo sicuramente non mi mancherà quando me ne andrò, almeno non ci sarà questo pazzo schizzato che continua a venire a suonarmi al campanello di notte. E alcuni di voi mi hanno chiesto, Nicole, non è che sono i tuoi ex fidanzati? No ragazzi, perché va avanti da 4 anni questa cosa, e succedeva anche quando stavo ancora con Tomas addirittura, e
ed eravamo a casa assieme, quindi assolutamente, assolutamente no. Capisco che sia logico come pensiero che possano... cioè che vi venga in mente che possa essere un mio ex, però no, perché succedeva proprio anche quando appunto abitavo qui con Tomas, quindi non lo so. Onestamente non lo so, so solo che la prossima volta chiamo la polizia, specialmente se succede alle ore più assurde, perché veramente l'ultima volta, no, la volta prima, mezzanotte e mezza mi sa, o era tre volte prima, non lo so, succede talmente tante volte che ormai non so più neanche io, però l'ultima, una delle ultime volte era successo mezzanotte e mezza e quello mi aveva fatto arrabbiare parecchio, perché... non è un, cioè inizia a non essere più uno scherzo, ma inizia a spaventare, inizia ad essere sì uno scherzo ma di cattivo gusto, no? Quindi quindi sì, insomma, quando ho aggiornamenti, ragazzi, vi faccio assolutamente, assolutamente sapere. Comunque mi avete inquietato tantissimo nell'ultimo video. Molti di voi mi hanno detto, parlando di paranormale, quindi lasciamo perdere il discorso stalker, che veramente mi viene l'ansia. Non è che non mi venga l'ansia parlando di paranormale, io non lo so se sta succedendo tutto in questo periodo o, cioè, veramente è l'universo che vuole darmi, cioè mettermi alla prova in tutti i modi, terremoto, cioè veramente. Vabbè. E quindi mi avete fatto letteralmente... me la sono fatta sotto, perché in tanti mi avete scritto che nell'ultimo vlog si sente una voce che chiama Nicole e io non sono riuscita a sentirla, ma non ho provato con le cuffiette. Tutto quello che vuoi, possono essere il robottino, possono essere, che ne so, il cassetto, quello che volete, ma è mai possibile che si senta la voce che dice Nicole? Devo provare a sentirla con le cuffiette e non ho voluto farlo perché ho paura, vi dico la verità. Quindi sono proprio una fifona number one. Non ci sono ancora riuscito perché ho troppa paura. Perché ragazzi, per voi è facile, io sono qua. Cioè io sono qua da sola, metti che sento Nicole, mi viene un infarto e ci resto secca, ve lo dicevo, questa è la mia paura. Quindi, però, quanto può essere inquietante una cosa del genere? Quanto può essere inquietante, ma veramente? Già il fatto che si sentano dei mormori è tipo, è assurdo. Però il fatto che si senta il mio nome... è la cosa peggiore che mi poteva capitare, perché se penso agli eventi paranormali, no, ci sono, cioè da quanto ne so, ci sono eventi che si continuano a ripetere nel tempo e che rimangono impressi, impressi nello spazio e nel tempo, e ci sono appunto degli spiriti, dei fantasmi, come volete chiamarli, che continuano a ripetere le stesse azioni, ma non interagiscono con noi, no? Però non è questo il caso se questa voce chiama Nicole, quindi vabbè ragazzi, adesso il robottino comunque è spento e quindi se sentite qualcosa fatemelo sapere. È pur vero però, è pur vero che quando c'è un rumore di sottofondo, da quanto ne so, è più facile che si facciano sentire, quindi secondo me può anche essere che non sia stato il robottino a produrre quei suoni, quelle voci, ma effettivamente potrebbe trattarsi di qualcosa di paranormale che io riesco a sentire grazie ad un rumore di sottofondo, perché avevo sentito che anche accendendo il rubinetto, per esempio, prendo il rubinetto, si riesce a volte a mettersi in contatto con appunto il mondo degli spiriti, eccetera. Ragazzi, mi stanno venendo i brividi, quindi forse è meglio se cambiamo discorso. Comunque aiutatemi con questa cosa, io vorrei veramente chiamare qualcuno che si intenda, o tipo i ragazzi del Pit, ve lo dicevo, so che loro sono molto bravi. Alcuni di voi mi hanno consigliato l'app, proverò a scaricarla, anzi proveremo a farlo adesso insieme e vediamo che cosa ne viene fuori. Nel frattempo ho messo la terra, la hula, il blush, sempre il Dandelion di Benefit, sto adorando questa combinazione e sto facendo sempre praticamente lo stesso trucco, ma ragazzi, sono a casa, quindi questo è quanto. E anche oggi mascara Precious Curl di Flormar. Adoro, adoro, adoro troppo questo mascara. Da quando mi è arrivato sto praticamente usando solo questo. E Lash Lift più mascara, risultato top. Anche se vi devo dire che il Lash Lift sta resistendo molto, molto, molto bene, ma dopo una settimana le vedo già un pochino più basse, devo dire la verità. Ma... comunque sta resistendo.
comunque in tantissimi mi avete consigliato. Allora, intanto volevo ringraziarvi perché ho ricevuto veramente tanti tanti consigli riguardo l'aspirapolvere. E allora, mi state consigliando o il Dyson senza fili oppure il folletto. E allora, sono un po' indecisa, devo dirvi, tra i due. E forse il Dyson, per il fatto che è senza fili, potrei preferirlo. Ma la potenza, sapete se è più forte, cioè più potente il folletto o è più potente il Dyson come... come si chiamano, megahertz, non lo so, che cosa determina la potenza di un aspirapolvere, ragazzi, non me ne intendo. E fatemi sapere quale delle due è più potente, se lo sapete, se le avete provate entrambe, e soprattutto il folletto, dove lo acquisto? Perché non credo si trovi nei negozi, vero? Devo un attimino informarmi. E in tanti mi avete detto, Nicole, prenditi il folletto che è superiore al Dyson, come... potenza, quindi penso che sia più forte il folletto. L'unica cosa che mi ispira di più del Dyson è il fatto che è senza fili, perché non so se avete notato nel video che vi facevo, in cui vi ho fatto vedere la cleaning routine, io litigo moltissimo con il cavo dell'aspirapolvere, cioè ci litigo che non avete idea, mi ingarbuglio sempre. E poi devo continuare costantemente, avendo casa, qui sono 110 metri quadri, io ogni volta devo staccare la presa, riattaccarla in un'altra parte. Poi faccio un altro pezzo di casa, stacca la presa, riattaccala, ed è veramente abbastanza fastidioso. Quindi per il fatto che sia senza fili mi ispira non poco. Ma una domanda per voi che avete il Dyson senza fili eccetera. Cioè, quanto vi dura la batteria? Riuscite poi a pulire tutta la casa con una carica? O come funziona? Perché essendo senza fili ho paura che non duri niente poi la carica, questo è il discorso. Comunque volevo aggiornarvi anche su Gatto Denver, perché mercoledì, ragazzi, abbiamo appuntamento con la sua veterinaria. Purtroppo i denti non stanno bene, io penso che lui abbia anche dolore, perché l'altro giorno mentre gli lavavo i denti ho provato un po' a premere su, perché i denti dietro qui, soprattutto quelli superiori, i molari se non sbaglio, sono molto molto, cioè sono pieni di tartaro, placca e carie, e nonostante io li lavi ogni giorno, ma lui è delicatissimo e penso che con l'età stia peggiorando, anzi sicuramente, perché non era così una volta. E anche tutte le gengive sono rosse. L'altro giorno quando gli lavavo i denti gli è uscito di nuovo sangue, parecchio, non proprio una gocciolina, cioè avevo proprio paura che gli cadesse il dente, poverino. Lui è tanto bravo perché si lascia fare veramente tutto, lascia che io gli lavi i denti, ma vedo che gli fa male. E quindi ho chiamato la veterinaria la settimana scorsa e lei mi ha chiesto se stesse mangiando, quindi sì, lui mangia tranquillamente, anche se penso che stia mangiando meno crocchette del solito, perché dopo un po' sente dolore, quindi gli sto dando un po' di più le pappette morbide perché penso riesca a mangiarle più tranquillamente. Come i vecchietti senza denti, povero amore mio, si sta lavando la pancia in questo momento. Il mio amore piccolissimo, guarda che pancia che hai. Oh, momento doccia. Quindi ecco, anche il fatto che si lavi, per esempio, significa che non sta malissimo, no? Quindi la veterinaria, dopo avermi chiesto se... perché inizialmente mi fa portamelo subito. E poi mi ha chiesto, ma mangia? Le ho detto sì, 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 per mangiare mangia, gioca, fa le fusa, quindi non sta soffrendo in modo terribile, però sicuramente gli fa male. E quindi sì, mercoledì ho appuntamento dalla veterinaria, abbiamo appuntamento, spero che non gli debba fare di nuovo un'altra anestesia totale per fargli, perché l'ultima volta quando gli ha fatto la pulizia dei denti poi ha dovuto toglierli, rimuovere proprio il canino, e quindi mi auguro con tutto il cuore che non abbia bisogno di un'altra anestesia totale, perché non fa benissimo farne tante, né a noi umani né a loro gattoni. E però secondo me ha bisogno di antibiotico perché ha proprio infezioni. Povero Garu Never, resterà senza dentini, che già è senza denti qua davanti, poverino, ma quelli dietro gli servono per mangiare, quindi non lo so, mi sono preoccupata parecchio, vi devo dire la verità, mi sono preoccupata parecchio. E quindi speriamo bene. Comunque,
una domanda che non c'entra nulla, no? Io vi faccio domande molto a random, ragazzi, che mi vengono in mente, ma non ho nessuno con cui parlare. Quindi, cioè sì, ok, gli amici, il telefono, certo, ma voi ci siete tutto il giorno con me quando filmo i vlog, quindi mi piace chiacchierare con voi, eccetera. Una domanda, voi riuscite a fare la spesa online? Perché io ho sempre fatto la spesa online e non riesco più a farla. Cioè, gli slot sono sempre, sempre pieni e provo ogni giorno, ma è impossibile. Cioè, è come se tutti facessero la spesa costantemente. Non riesco a capire, eppure sono sempre stata, cioè, cliente, per dire, e non ho mai avuto questo problema. Ho capito coronavirus, quello che vuoi, ma ragazzi, cioè, o state magnando tutti come dei matti, oppure sono loro che hanno proprio sospeso il servizio nella mia zona, non riesco a capire. Comunque, fatemi sapere. So che la Coop fa consegne, ma non a Trieste. Mi sono informata, io appunto di solito ordino su Supermercato 24 ed è tutto sold out. E poi ho provato con Cicalia, anche loro, impossibile. E la Coop purtroppo a Trieste non fa consegne a casa. Se avete un'alternativa da propormi, fatemi sapere, perché sono abbastanza in difficoltà per quanto riguarda la spesa, perché non avendo la macchina e non avendo proprio direttamente sotto casa dei supermercati veri e propri, che non siano dei piccoli botteghini dove non si trova nulla, ma quando ho bisogno di fare una spesa con tanta roba, perché appunto qua proprio nelle strettissime vicinanze non ho un supermercato, faccio molta difficoltà a portare i pesi. E quindi è un servizio di cui io ho bisogno e non riesco in nessun modo ad ordinare. Quindi se voi sapete, sono riuscita a trovare tipo salumi oppure frutta e verdura, quello ho visto che c'è, ma il frutta e verdura ce l'ho. Il problema è proprio la spesa in sé, che sembra essere ormai un lontano ricordo. Per finire il rossetto di oggi, vado ad applicare di nuovo il Back Talk di Urban Decay, che è il mio rossetto della linea Vice preferito, lo adoro, sia in versione liquida che in versione stick. Ok, adesso cosa manca? Il fixing spray, bravissimi. E oggi usiamo quello alla pesca. Ho sentito che sa che ne è uscito un altro con un altro profumo, ma penso che Too Faced stia avendo grossi problemi, e non solo Too Faced, a spedirmi i prodotti in realtà in questo periodo. Ok, un profumo meraviglioso, trucco fatto, ragazzi. Voilà! Una cosa che vorrei fare adesso con voi è andare a scaricare l'app del Pit, come mi avete consigliato, e proviamo a vedere che cosa succede. E voglio fare questa cosa perché è giorno, perché se mi metto a farla di sera non ci pensiamo. Allora, ok ragazzi, mi sa che l'ho trovata, è Ghost Finder 2, perché non penso che sia una buona idea e penso che non riuscirò a dormire. Ok, allora stavo leggendo perché non so usare l'app. Allora c'è l'M1, che è un misuratore di campi elettromagnetici, e grazie ai magnetometri presenti nei cellulari di ultima generazione potrai cimentarti nella ricerca di anomalie. Più la manifestazione sarà forte, più i LED si illumineranno fino al colore rosso. Ok, e poi abbiamo il REM, un dispositivo elettronico che ti permette di ricevere vere e proprie risposte alle tue domande. Ha un database di parole incorporato, ogni qualvolta viene registrata una variazione considerevole di elettromagnetismo. Testiamo l'app. Per testare l'app basterà entrare in funzione M1 ed avvicinarsi ad una presa elettrica o ad un apparecchio elettronico acceso, e lo strumento mostrerà immediatamente una variazione di magnetismo. Apparecchio elettronico acceso, quindi il computer. Allora proviamo, vediamo se funziona. Allora, infatti è vero, ed è andato subito sul rosso quando mi sono avvicinata al computer. Effettivamente è vero. Ok, quindi però allontanandomi dovrebbe poi tornare giù. Effettivamente è vero. Andiamo quindi in giro a vedere questi campi elettromagnetici. Qui è bassissimo.
Mi sto girando per la casa proprio a caso per capire se si alzano questi campi elettromagnetici oppure no. Qui non c'è assolutamente nessun dispositivo elettronico, ragazzi, niente qua. Ok, qua siamo al minimo. Anche qua, quindi il soggiorno sembra essere a posto. Non ci sono campi elettromagnetici forti o cose del genere, direi. Allora, proviamo il mio studio. Ritorniamo. Qui ero seduta dove abbiamo sentito quelle voci, ma devo dire che rimane a 1.5. Ok, sale poi riscende, strana sta cosa. Allora, il computer adesso è spento comunque, quindi non può essere strano. Che qui, che è proprio esattamente dove io ho registrato, ragazzi, quando si sentivano le voci, sembra essere un po' in tilt, cioè sembra alzarsi un po' questo campo elettromagnetico. Sì, effettivamente. Ok, ragazzi, questo è proprio il punto dove io ero seduta quando abbiamo registrato quelle voci, quindi questo mi sta facendo un po' ok, un po' di ansietta, tanta ansietta, quindi ok, questa cosa è strana. Proviamo a... Mio Dio, ragazzi. Non so se riuscite a vederlo. L'ho preso... Quando stavo prendendo il cellulare in mano, si è alzato fino al rosso e poi è risceso subito. Non so se avete notato. Oh mio Dio. Ok, questa cosa è strana, perché poi nello stesso punto adesso non si... È come se... Cioè, se ci fosse qualcuno, è come se se ne stesse andando in giro e io lo incontrassi e poi se ne andasse di nuovo, perché è salito fino al rosso e poi è risceso, così, senza un perché. Di nuovo, ragazzi, di nuovo. Cavolo, non so se riuscite a vederla questa cosa. È tornato di nuovo a più 20 e poi si è riabbassato. Decisamente se c'è qualcosa è qua nel mio studio, perché in soggiorno queste cose non le faceva. Ok, ho abbassato la luminosità dello schermo, così dovreste riuscire a vedere meglio. Qui si è alzato leggermente perché giustamente c'è la presa di corrente lì, che c'è il wifi extender. Allora, qui siamo nell'altra parte del corridoio, si mette a fuoco, eccoci qua, siamo nell'altra parte del corridoio e qui rimane, devo dire, basso. Ci alziamo qua, no, qui sì. Oh! Perché ti alzi così qua che non c'è assolutamente neanche una presa di corrente? Why? Ah boh, c'è il citofono, però magari è quello. Ok, qui sembra rimanere molto basso in realtà, nella stanza da letto. Meno male, ragazzi! Avviciniamoci. Sì, qui rimane proprio il minimo. Lo vedete? Non è una questione di app che fa questa cosa, perché qui in camera sta proprio al minimo. Assolutamente. Eppure, cioè, ci sono le prese di corrente, ci sono le lampade, c'è il mio caricabatterie lì del cellulare... Ma assolutamente non si alza, rimane al minimo. Okay, ho capito che quello che succede, succede nel mio studio. Questo adesso mi è chiaro. Che poi appunto io lo uso come studio, però questa inizialmente... Qui doveva esserci... Che cosa c'era qua? Perché la persona che mi ha venduto la casa ha un po' modificato la composizione delle stanze. Quindi di là... Doveva esserci la cucina, mi sa, e di qua la stanza da letto. Quindi può anche essere che questa... No, la mia cucina doveva essere la stanza da letto della casa antica, come era appunto inizialmente. In realtà questo stabile, probabilmente adesso vi si gelerà il sangue, no, non lo so. Comunque questo stabile era un hotel, tempo fa. Quindi non so che cosa...
non so che cosa pensare, però era un hotel, quindi negli hotel succede di tutto. Successivamente, appunto, sono diventate abitazioni e di là dove dovrebbe esserci la stanza da letto, e qui secondo me c'era il bagno. Qui questo, sì, questo doveva essere, secondo me doveva essere il bagno, tant'è che il mio bagno è lì e l'hanno rimpicciolito, doveva essere un bagno grande. Secondo me questo era il bagno. Il mio studio doveva essere appunto il bagno. Le morti nei bagni ci sono, sia accidentali che intenzionali, quindi mi fa un po' rabbrividire il tutto. Ma volevo provare con voi anche questa cosa del dizionario, che ti permette appunto di interagire, da quanto ho capito. Allora, vediamo come funziona. Nel primo schermo verrà visualizzata la parola, mentre nel secondo verranno registrate le variazioni di elettromagnetismo che hanno causato la selezione di quella parola. La parola che è uscita è volta. Oddio, tipo mi devo voltare, mamma mia, no, dai. Sensitivity abbiamo messo 200% il massimo. Troppo? È troppo? Ok, lo riabbasso. Mamma mia, ma vi giuro, sembra che abbia risposto che ho messo 200 e mi ha dato... Ragazzi, io a questo punto spegnerei attento. Perché attento? Bosco. Attento bosco. Estero. Dio, che mi voglio trasferire in Olanda. Attento bosco estero. No, aspettate un attimo, quindi devo stare attenta ad andare nei boschi in Olanda dove mi trasferirò. Cioè, attento bosco estero. Cioè, proprio estero. Vabbè, questo avvertimento me lo ricordo, in ogni caso me lo ricordo. Io adesso chiuderei la connessione, quindi saluto, e salutiamo, e grazie mille. So che bisogna sempre, insomma, salutare e interrompere, quindi grazie. E adesso chiudiamo la connessione. Un pochino mi fa pensare, ma anche il fatto che abbia detto estero, cioè non è un caso, io mi trasferisco nei Paesi Bassi a breve. Attento bosco estero. Beh, in ogni caso questo lo prendo come un avvertimento e basta. Basta, ragazzi, basta, vi prego, perché veramente non ce la posso fare. Quindi riprenditi, Nicole. Ok. Ho riattivato il robottino che continua a pulire e adesso svuotiamo la lavastoviglie, che nel frattempo ha finito il ciclo di lavaggio. Siccome questo gattino tutto bianco e un poco arancione non sta dando pace, oggi anticiperemo un po' l'ora della scatoletta di pappa morbida, che tanto ti piace e poi non ne mangi niente, però vabbè. La prelibatezza di oggi, ragazzi, è sempre Almo Nature, che sono le migliori scatolette, sono 100% naturali, non ci sono schifezze all'interno, cosa molto importante, anche se sono parecchio costose, ma appunto. E sono oggi pollo e gamberetti, abbiamo gattoni, pollo e gamberetti, siete contenti? Sì? Gatta Stellina? Ciao, me ne vado che c'è questo robottino, ah, mi faccio le unghie. Sì, arriva, arriva. Queste scatolette, come vedete, sono le uniche ad avere veri e propri gamberetti all'interno. Oh oh, il robottino si sta impigliando nella tenda. Aiuto! Salvato, mi aspira sempre la tenda, quindi la metto sempre qua, ok. E vi dicevo, queste io ve le consiglio perché non hanno, avete presente alcuni brand di cibo per gatti, ci mettono dentro quegli agenti che creano, cioè che rendono appetitoso il cibo per i gatti, quando in realtà appetitoso non lo sarebbe senza appunto questo ingrediente. Queste invece non hanno questo tipo di schifezza. E mi piace appunto perché, tipo, quando prendo i gamberetti, lo vedete? Ci sono gamberetti
interi e quindi so che appunto è naturale. Ok, arriva! Ecco qua, mezza scatoletta a testa. Tieni gatto Denver, gatta Stellina! Tieni gatta Stellina! Buon appetito, gatta Stellina, e buon appetito gatto Denver. Ecco, vorrei farvi notare la fame terribile che aveva gatto Denver. Ha lasciato tutto. Gatta Stellina sta ancora mangiando. Gatto Denver, com'era che gridavi, urlavi e sembrava che tu stessi morendo di fame, invece hai mangiato, hai dato due leccate e basta? Patatino mio. In realtà io poi gliele lascio lì e loro comunque le finiscono le pappe, quindi però non tutte subito, quindi non è che c'era tutta sta fame assurda, eh? Vabbè. Ho appena finito, ragazzi, di cantare a squarciagola e ballare canzoni dei Muse, dei Queen, dei Green Day, quindi purtroppo volevo... Gatto Denver! Che cosa c'è, amore mio? Che cosa c'è, amore mio? Volevo registrare questa specie di mio concerto in casa, ma non posso farvelo vedere per via del copyright, ovviamente. Quindi niente da fare, però è stato molto liberatorio e non lo so, mi sono divertita. Adesso invece volevo preparare una cenetta perché ho fame. Gatto Denver, ho capito, tu hai già mangiato e le crocchette sono là. Sì, lo so, però voglio altre pappa morbida. Gatto Denver, guardate perché sei tu il bianco. Il rullo bianco, amore mio. Lo so. Wow. Lui è così tutto il giorno, ragazzi. Gatto Denver è così. Cioè, queste sono le mie giornate. Gatto Denver che grida e mi insegue per la casa. Così è. Non ci si può fare niente. Gatto Denver è un gattino molto speciale. Lui è un gattino molto, molto speciale. Tanto affettuoso. Io lo so che mi devi dare i baci. Lo so. Stavo dicendo, prima che gatto Denver mi interrompesse, che volevo preparare la cenetta. E visto che ho questa base per la pizza che mi hanno spedito, Fit Pizza, quindi direi che potrebbe essere un'idea provare ad usare questa come base per la pizza. Allora, le indicazioni sono soltanto in tedesco e in francese, visto che di francese non ci capisco nulla, sto guardando quelle tedesche. Allora, dobbiamo mischiare 90 grammi del preparato con 100 ml d'acqua. Velocemente, ok, allora. Nel frattempo ho già messo anche per riscaldare il forno, allora, vediamo un po'. Prendiamo la nostra bilancia, 90 grammi abbiamo detto. È un po' lenta questa bilancetta, quindi aspettiamo un po' che... 90, perfetto! 100 ml d'acqua pronti. Versiamola e poi dobbiamo amalgamare il tutto velocemente perché l'acqua si assorbe in fretta. L'impasto è pronto, adesso dobbiamo aspettare e farlo riposare per una decina di minuti, così c'è scritto, e poi possiamo stenderlo sulla nostra teglia. Ok, con molta fatica, ma sono riuscita a stendere l'impasto e adesso appunto si vede che comunque è appunto integrale o comunque fit perché ha un colore più scuro rispetto all'impasto tradizionale. Adesso prendiamo, allora, passata di pomodoro, che dovrei avere, taran! E mozzarella, volevo quella di bufala ma al supermercato non c'era e quindi ho preso questa mozzarella fior di latte. Ok, allora ci ho messo il salame ungherese e basta, sembra molto piccolina però secondo me per me basta, quindi andiamo ad infornarla. Ta-taran! Voilà! E adesso per quant'è che dobbiamo lasciarla? Qui dicono 30 minuti, ok. Quindi aspettiamo, io metterò 20 minuti, poi tra 20 minuti controllerò perché mi sembra tanto mezz'ora. E quindi ci vediamo tra poco. Alright, buon appetito a me, ragazzi, sono molto molto fiera, molto proud di come è riuscita, vi dico la verità. Che ne dite voi? Scrivetemi nei commenti. Assaggio in diretta, ragazzi. È molto molto buona, però si sente che l'impasto è più leggero, quindi meno pesante, quindi direi top in realtà, anche se preferisco la pizza originale,
Però mi è piaciuto il fatto di provare una ricettina alternativa così con questo impasto più light. E vi devo dire che è molto molto buona, niente male, penso proprio che me la pappo tutta questa pizza. E naturalmente non può mancare l'uovo di cioccolata, ragazzi, e un bel pezzettone per dessert. Buonissima, ragazzi, cioccolata. E questo è quanto, mia family, per il vlog di oggi. Spero davvero di avervi fatto un po' di compagnia, di tirarvi un po' sul morale con i miei video, di, non lo so, di riuscire veramente a strapparvi un sorriso, che in questo momento, specialmente se siete soli o vi sentite soli, è molto molto importante. Mai come in questo momento penso di avere una responsabilità, non lo so, ma se il mio scopo è portarvi sempre il buon umore, penso che in questo periodo sia ancora più importante riuscirci, e quindi questo è quello che mi auguro, specialmente con i vlog. Se non sono ancora sporca di cioccolata, scusatemi, questo è proprio il mio desiderio, specialmente con i vlog, perché so che sono più lunghi e poi è come se foste qui con me a casa, e quindi cerco di coinvolgervi quanto più riesco, e spero veramente, almeno, cioè più che altro con tutti i video, ma specialmente con i vlog, di farvi sentire che non siete soli, di farvi sentire che ci sono, che vi voglio bene. Infatti vorrei chiedervi anche di lasciarmi un commento dicendomi come state passando questo periodo e qual è soprattutto la difficoltà più grande che state affrontando in questo periodo, perché so che ci sono difficoltà molto serie, economiche, sociali, psicologiche, quindi scrivetemelo nei commenti, sia perché io li leggo tutti, ma anche per far sapere agli altri che leggono questi commenti che non siete soli, e magari anche appunto iniziare a chiacchierare tra di noi, che è importante, è davvero importante, come mai come in questo momento. Noi siamo una community, i social media sono fatti per questo, per confrontarci, per parlare, per essere vicini anche se siamo lontani, i social sono fatti proprio per questo. Quindi lasciatemi un commento e ditemi qual è la vostra difficoltà più grande in questo periodo di quarantena. E soprattutto non sentitevi soli, perché quello che state passando voi lo stanno passando tantissime altre persone, e questo è importante, sapere di non essere da soli, ma che siamo tutti nella stessa barca. Certo, c'è chi è più in difficoltà, chi meno, ma sappiate che non siete soli, non siete soli, vi voglio bene. Sto cercando di rispondere a più direct possibili, mi scrivete, avete bisogno magari di parlare, di un consiglio, e io ci sono sempre per voi. Quindi mi dispiace se non riesco a rispondere proprio a tutti, ma ci sto veramente veramente provando, mai come in questo momento, so che ne avete bisogno e io ci sono. E voglio ringraziare anche le ragazze che tramite direct, con cui appunto mi sento, voglio ringraziare anche loro, le ragazze e i ragazzi, voglio ringraziarvi tutti, perché anche voi mi state tanto vicino, già solo lasciandomi un commento sotto un video, riuscite anche voi a strappare un sorriso a me, riuscite anche voi a darmi una mano, perché appunto, come sapete, anche per me non è semplice questa situazione, perché io sono da sola veramente, ma continuo sempre a ripetermi e a ricordarmi quanto io sia fortunata, quanto io sia fortunata ad avere il lavoro che ho, che posso continuare a fare da casa come ho sempre fatto, quanto io sia fortunata, mai come in questo momento me ne rendo conto veramente. E voglio cercare di stare vicino a voi, di riuscire ad aiutarvi in qualche modo, quindi scrivetemi se c'è qualcosa che posso fare, o veramente qualsiasi cosa per voi ci sono, quindi questa è la cosa importante, e sappiate che siete anche voi ad aiutare me. Non sono solo io ad aiutare voi con i miei video o nei messaggi eccetera, ma anche voi mi aiutate tantissimissimo, non sapete quanto sia importante per me sapere di avere la mia famiglia, di avere i miei amici, ma di avere anche voi, che siete tantissimi e che siete sempre sempre lì per me, veramente a qualsiasi ora del giorno e della notte voi ci siete,
ed è bellissimo, e anche per questo vi sono tanto 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 riconoscente. Quindi questo è quanto, mia family. Adesso lettone, oggi non devo cambiare le lenzuola, sono pulite, yes, che è una cosa che detesto, come ben sapete. Quindi mia family, buonanotte, noi ci vediamo domani con un nuovo video. Volevo scusarmi anche qui se ieri non ho caricato un nuovo video, ma venerdì vi ho detto ci vediamo lunedì per pura abitudine, ok? Perché come sapete carico video dal lunedì al venerdì. Ogni giorno 17:30 dal lunedì al venerdì, e venerdì vi ho detto ci vediamo lunedì, ma poi mi sono ricordata che era Pasquetta lunedì e quindi oggi non ho caricato un video, ma lo carico domani, perché appunto nei festivi di solito non carico, ma mi ero completamente dimenticata che lunedì era Pasquetta, perché non so più che giorno è, che ora sia, cioè non so niente, e quindi volevo scusarmi, ecco, se ieri stavate aspettando un video ma non è arrivato, perdonatemi. Quindi questo è tutto, mia family, io vi mando un bacio grandissimo, non mi dimentico il solito abbraccio di fine video, venite qua che vi abbraccio. Venite qua, abbraccio forte, 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 perché vi voglio bene. E a domani, bacio, ciao, buonanotte.